ho letto un altro manga. Cosa ho letto? Non ho letto niente di troppo impegnativo, non è niente di così creativo, niente di così interessante e particolare come Goodbye Eri, che è veramente una figata molto originale come cosa. Mi sono letto uno slice of life classico, roba del genere, che avevo già iniziato a leggere anni fa, ma che poi avevo interrotto perché non c'erano altri capitoli, e poi non ho mai più letto niente fino a una settimana fa, di cui mi sono messo in pari. Mi sono letto Komi-san Can't Communicate, che è Komi-san Can't Communicate, Komi-san Can't... Komi-san Can't Communicate. Neanch'io sono bravo a comunicare. Che è carino. L'incipit base della storia è che Komi-san è questa ragazza bellissima, incredibilmente bella, talmente tanto che viene venerata praticamente dalla scuola, e tutti la vedono come questa entità quasi divina, ma in realtà tutti la vedono come entità divina semplicemente perché lei non riesce mai a parlare con nessuno in quanto c'ha problemi di comunicazione. Il suo unico modo con cui riesce a comunicare, che scopre con cui riesce a comunicare, è scrivere su un diario per mostrare quello che sta dicendo, perché non riesce proprio a comunicare, c'è un problema di comunicazione. E quindi è interessante vedere il suo progresso in, quant'è, tipo 430 capitoli finora, ed è carino come manga. È bello appunto quando viene trattato il personaggio, viene trattata anche la sua relazione con il protagonista maschile, che è Tadano, e quindi con la romance che pian piano si sviluppa, e vedere come i due personaggi si avvicinano nel passare del tempo. È carino anche molto l'art style, che è molto semplice, è molto gag comedy comunque in alcuni casi, è simpatico per come viene fatto. È bello che comunque tratti appunto questo problema della comunicazione, perché credo fosse uno dei primi che avevo letto di manga dove viene trattato una roba del genere. Komi-san è abbastanza popolarizzato quel genere lì, quindi da allora sono usciti molti cloni dove creano queste ragazze protagoniste quirky che hanno particolarità strane. Però nel caso di Komi-san almeno viene trattata in modo più concreto la cosa e viene approfondita in modo migliore, dove viene mostrata effettivamente la progressione anche della ragazza, di come migliora con il passare del tempo. Questo passare del tempo e come lei migliora nel comunicare è realistico, è sensato, è incredibile, ma contemporaneamente rimane un pochino anime perché è abbastanza esagerato. Non dico che non ci siano casi del genere nella vita vera, però è comunque un pochino esagerato. Il grosso problema di questo manga qua è che è 420 capitoli e non succede molto. È un problema di tutti gli slice of life, ma particolarmente con Komi-san c'è l'enorme problema che in alcuni momenti ci sono degli interi capitoli che non riguardano i protagonisti. Prendono questi personaggi secondari di cui non me ne può fregare un non me ne può fregare di meno, e fanno un intero capitolo riguardo a loro, dimostrando questi personaggi, mostrando le loro caratteristiche peggiori possibili, con i loro quirk particolari bruttissimi da seguire, e fanno cacare alla me. È uno dei pochi manga dove alcuni capitoli dicevo, ah ok, loro sono protagonisti, skippiamo, e sono andato avanti in questo modo qua. Sono capitoli estremamente filler che non aiutano in nessun modo la trama e che non presentano niente di utile. Quando poi ritorni ai protagonisti dici, oh, capitoli protagonisti, oh mio Dio, siamo avanti con la storia, e quelli sono i momenti belli. C'ha pure dei conflitti carini, c'ha pure degli archi narrativi simpatici, c'è un intero arco, ecco mio Dio. C'è un intero arco, spoiler, c'è un intero arco narrativo in Komi-san che è una partita di Among Us. Non è uno scherzo. C'è un intero arco narrativo dove entra in classe una persona e dice, ho un nuovo gioco per il telefono, bello, vogliamo giocare tutti insieme? E c'è un intero arco narrativo tipo 5-6 capitoli che è la loro partita di Among Us giocata insieme. Questo è quello che dico, che ci sono dei filler incredibili. Incredibili non nel senso che sono belli, ma incredibili nel senso che sono giganteschi. Sono 6-7 capitoli consecutivi di Among Us. Io ci ho visto un po' di sessismo. Sensazione che i compagni non l'avrebbero venerata così tanto se non fosse stata fisicamente bella. Penso se altre che Muta fosse stata brutta. Sì, probabilmente sì, però non è il messaggio che vuole passare il manga, non è l'argomento che tratta, quindi secondo me non è un lato negativo che venga fatto così. Perché comunque hai la counterpart di Komi-san, che è Tadano, che viene descritto come la persona più media del mondo, dove ha l'altezza media giapponese, ha i voti medi giapponesi, fa ogni singola cosa nel modo più medio possibile, ma c'è la particolarità che è molto bravo a comunicare, a parlare, a ascoltare le persone, e che lo rende praticamente la persona più amata della scuola insieme a Komi-san. Sono un po' questi due opposti. È interessante quindi vedere interagire in quel modo. È carino, funziona come slice of life. Non credo sia il mio preferito, non penso, proprio perché appunto ho saltato un sacco di capitoli perché non me ne fregava un cazzo. Però è piacevole da leggere. Se lo prendete dal punto di vista che appunto skipperete capitoli e ignorerete delle cose, è bello, ci sta.